Abbiamo qui stasera il professor Riccardo Petrella che, quanto al tema di cui andremo a parlare, è una delle personalità diciamo più adatte, uno dei personaggi che hanno maggiore competenza in materia, è il fondatore e segretario del Comitato Internazionale per il contratto mondiale dell'acqua. Parliamo dei referendum che navigano in acque perigliose, e di oggi la notizia che il governo fa retromarcia, e non per caso, sul referendum sul progetto delle centrali nucleari, e cioè in sostanza sul referendum che oggi ha la maggiore forza di attrazione nei confronti dell'elettorato, sull'onda delle vicende della centrale nucleare in Giappone. E la manovra insomma sembra anche abbastanza furbetta, ma al tempo stesso abbastanza chiara. Rinunciando al progetto sulle centrali nucleari, il governo tende a stoppare quel referendum e a cascata anche gli altri che probabilmente ne avrebbero avuto un traino maggiore. Ma questo non è un buon motivo per lasciarci prendere dal pessimismo. Credo che occorra invece andare a fondo agli argomenti degli altri anche referendum. In questo caso stasera parliamo di acqua, perché sono ugualmente importanti. Io voglio dire una cosa sola ancora e poi lascio la parola al professore. Per non annoiare troppo, poiché io naturalmente sono a favore di questi referendum e sono per il sì ai referendum per l'acqua, però insomma se ce la raccontiamo tra noi magari rischiamo di ripetere le cose, di dire cose un po' ripetitive e magari di annoiare un po', invece cerchiamo anche di dare qualche spunto, qualche provocazione, insomma, per cui farò anche un po' l'avvocato del dialogo presentando alcune osservazioni e alcune obiezioni che fanno parte del dibattito su questo argomento. Allora, i referendum sull'acqua, come sapete, sono due. Uno chiede l'abrogazione dell'articolo 23 bis, per la precisione, del cosiddetto decreto Ronchi, cioè una legge del 2008, che prevede la privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica e quindi prevede anche che la gestione degli acquedotti debba diventare da pubblica a quantomeno mista pubblico-privato. Poi l'altro referendum invece è quello che prevede la possibilità per i privati di avere un profitto garantito nell'ordine del 7%, mi sembra se non ricordo male, sulla gestione dell'acqua da inserire in bolletta per incentivare la partecipazione dei privati alla gestione dei servizi idrici. Allora io adesso lascerei dire al professor Petrella quali sono i motivi che sconsigliano di far passare in cavalleria queste due leggi e quindi consigliano di votare sì per la loro abrogazione il 12 giugno, poi dopo vedremo di fare anche alcune obiezioni dal punto di vista opposto. Allora, professore, per quale motivo questi due, al di là della loro formulazione, come sempre, come dire, abbastanza criptica, come sempre accade per i referendum, perché invece si tratta di due questioni importanti? Buonasera innanzitutto a voi tutti e a tutti, grazie per essere lì e grazie per aver accettato di cominciare una serata assai tardi, anche se siamo in Italia alle 9:30 per cominciare un dibattito, non è un orario saggio, non è un orario di persone ragionevoli, siamo tutti ragionevoli stasera e quindi nella linea anche dell'amico che dice che vuole fare lo ragionevole fra qualche minuto tento di riportare un po' di ragione. Grazie per avermi invitato, grazie per fare questa chiacchierata insieme. Allora, per venire subito alla sostanza, ma i due referendum, se posso semplificare, portano l'uno sulla privatizzazione dei servizi idrici e del servizio integrato, dicendo non si può privatizzare il servizio idrico integrato. Quando si dice servizio idrico integrato si pensa quindi alla distribuzione dell'acqua potabile, si pensa alle fogliature e si pensa al trattamento delle acque reflue prima di rimetterle in ambiente naturale. Quindi la privatizzazione dei servizi idrici
E il secondo invece quesito come referendum è in, contro la mercificazione dell'acqua, contro cioè di dire che l'acqua attraverso il servizio idrico deve essere fonte di profitto, perché la disposizione legislativa che si vuole annullare dice che la tariffa, che poi è considerato il prezzo dell'acqua, la tariffa dell'acqua deve includere la capacità di recuperare i costi totali di produzione, ivi compresa la remunerazione del capitale investito. Questo significa che a partire dalla legge Galli del 94, che è la grande legge organica in Italia sull'acqua, si è introdotto questo principio che il servizio idrico deve essere fonte di profitto, cioè dire l'acqua allora deve essere fonte di profitto. Permettetemi di cominciare il ragionamento dal secondo quesito. Si dice sempre che l'acqua è la vita, no? Si dice sempre che senza acqua non c'è vita, no? Un deserto cos'è? L'espressione della morte, perché non c'è acqua. Quando un albero si secca, cosa dire? È perché non c'è più acqua, no? Se voi al vostro vicino non date l'acqua davvero, o il latte, o il liquido, che fa il vostro vicino? Comincia a saltare di gioia, vive a lungo, e quello crepa. E se non annaffiate le vostre piante, che succede? Si seccano, no? Dico queste cose banali per mettere subito il paletto di definizione che è l'acqua effettivamente è vita, e senza acqua non c'è vita. Subito ci si può domandare, allora, se l'acqua è vita, l'accesso all'acqua deve essere di responsabilità collettiva, non posso mica fare io il mio pozzo sempre, non posso mica fare io il mio acquedotto. È la collettività che deve darsi gli strumenti per rendere disponibile l'acqua e poi rendere accessibile per i bisogni della vita di ciascuno di noi. Come anche per la vita importante, per esempio per fare attività industriale. La più parte delle attività industriali non si può fare senza acqua. Come la più parte delle attività di salute non può essere fatta senza acqua. Come la più parte dell'alimentazione non può essere fatta l'agricoltura senza acqua. E allora è della responsabilità collettiva di creare condizioni di rendere disponibile, se l'acqua è nei fiumi e l'acqua non è di buona qualità immediatamente, e non viene dalle fonti, dalle montagne, eccetera, pura, no? È responsabile della collettività di rendere disponibile in uno stato buono per la salute degli esseri umani. Non posso andare io a epurare l'acqua del fiume o delle falde, no? Quindi è responsabilità collettiva. Ed è una responsabilità collettiva nel senso anche che significa che se è vita, la disponibilità e l'accesso all'acqua fa parte del campo dei diritti, non fa parte del campo delle utilità, dei bisogni di utilità. Io non posso scegliere di bere o non bere, mentre posso scegliere di prendere un'automobile, posso scegliere un telefonino, di non avere il telefonino, posso scegliere di andare in tram anziché andare in treno, in funzione delle mie utilità e dei miei bisogni. Ma io non posso scegliere di non bere, salvo suicidarmi. E quindi, facendo parte del campo dei diritti e non del campo dei bisogni, io ho diritto alla vita, no? E la vita allora è il mio diritto. Come posso fare io profitto da un diritto? Io ho diritto alla libertà, si può fare profitto alla mia libertà? Dal diritto non si può generare un profitto. Appartiene alla società di creare condizioni perché tutti quanti abbiano il diritto all'acqua, il diritto alla vita.
Potete mai immaginare che da fare dalla vita un profitto? Certo che lo si fa il profitto della vita, poi per l'alimentazione, per la salute, ma questo non sbaglio. Come si fa a produrre profitto da un diritto? Allora, l'argomento, loro dicono, è sempre, ma sì, tu hai diritto all'acqua, hai diritto alla salute, hai diritto all'educazione, hai diritto alla casa, hai diritto a farti curare, hai diritto... Però ci sono i costi. E siccome ci sono i costi, qualcuno deve pagare i costi. Se tu hai l'acqua potabile e ci sono i costi, uno deve fare 52 criteri di potabilità, perché un comune non può metterti un'acqua nei tubi e poi portarti al rubinetto se non risponde a garantire 52 parametri che sono definiti dall'Unione Europea e dall'Organizzazione Mondiale della Salute. Tu non puoi, perché sennò puoi portare in prigione il sindaco che ti dà l'acqua. L'acqua del sindaco deve rispettare 52 criteri. E ci sono costi dei laboratori, ci sono costi per le depurazioni, ci sono costi. C'è il costo dei tubi. Tra l'altro la gente che è favorevole alla mercificazione dell'acqua, anche al diritto, che dice ma c'è il costo e quindi il diritto ha un costo e quindi tu puoi avere il diritto, sì, ma lo devi pagare. Questa gente dice sì, è vero che l'acqua è vita, l'acqua fa parte della vita, è il dono della vita, il dono alla natura. Sì, San Francesco aveva detto che l'acqua è anche la sorella, acqua. Sì, e noi cristiani crediamo che l'acqua è un dono di Dio, però Dio ha dimenticato di inviare i tubi. E i tubi li faccio io. E tu i tubi me li devi pagare. Allora ci sono i costi, e chi paga i costi? Qualcuno deve pagare i costi. È una grande mistificazione questa. È una grande mistificazione perché il fatto che ci siano dei costi, anzi, tutto vivere insieme, tutti i diritti hanno dei costi, non solo i costi monetari, ma dei costi umani, dei costi sociali, dei costi ambientali. Il fatto che ci siano i costi non significa che debba essere pagato da un consumatore o dall'individuo. I costi possono essere presi a carico della collettività, no? E chi paga i costi della difesa militare? Chi li paga i costi? Ci sono i costi, no, per avere la difesa, per avere l'esercito. E chi paga i costi? Pagate voi un bullone di un caccia o di una corazzata? Che lo paga in generale, perché è lui che lo utilizza, no? Sono i militari che utilizzano i carri armati e sono loro che pagano. Perché dice chi consuma paga? E se tu che consumi un caccia, un aereo caccia, allora lo paghi. Perché i costi della difesa, tutti quanti noi accettiamo che siano coperti dalla collettività attraverso la fiscalità, il bilancio dello Stato? Perché la difesa è più importante del diritto all'acqua? Perché allora non dovremmo accettare che i costi dell'acqua e della vita siano presi a carico dalla collettività attraverso la fiscalità generale e la fiscalità specifica? Perché costa ai nostri giovani che vanno a morire in Afghanistan? Sappiamo quanto costa la morte di un giovane alpino che va a morire in Afghanistan, sappiamo quanto costa. Perché questo è preso a carico dal bilancio dello Stato attraverso la fiscalità e invece il costo per avere accesso alla vita dovrebbe essere pagato dal consumatore? Perché consumiamo la vita noi. Fermiamoci un attimo qua. È vero, no? Certo, ma... Tu sei convinto? No, io no, però voglio approfondire un po' questo. Siamo partiti dal secondo dei referendum, infatti, e quindi ora volevo entriamo, sì, poi andiamo, vediamo allora di momentino qualche dettaglio su questo. Allora, per essere appunto precisi, stiamo parlando di un decreto legislativo del 2006, testo unico delle leggi ambientali, di cui si vuole abrogare il comma 1 dell'articolo 54, ma questo è burocratico. Allora, questa legge, questo comma che si vuole abrogare, consente dunque ai privati di ottenere profitti dalla gestione dell'acqua. Tra l'altro c'è questo percentuale del 7%, no, che si indica come possibile profitto, senza il vincolo di dover reinvestire questo profitto per migliorare la qualità dell'acqua e del servizio.
Allora, l'obiezione che viene, tra l'altro, insomma, collateralmente al ragionamento che è stato fatto poco fa, è questa. Cioè, non è chiaro perché in questo tipo, ammesso e non concesso, che un imprenditore privato debba mettere le mani in questa situazione, non si capisce perché deve avere il profitto garantito. In altri settori l'imprenditore non ha il profitto garantito, se lavora bene al profitto, se lavora male. Ecco, però questa è sicuramente un'obiezione, insomma, logica, sensata. Però dall'altra parte la domanda è: ci sono altri beni comuni, la salute, che prevedano la presenza dei privati? Infatti esiste una sanità privata. Ecco, allora la prima domanda è questa: qual è la distinzione tra bene comune del servizio idrico e bene comune della sanità, che già diamo come scontato che possa prevedere una presenza di imprenditori privati, come avviene da molto tempo? E la seconda domanda è questa: noi paghiamo già adesso l'acqua attraverso le normali bollette dei consorzi, delle società, Reggio, c'è Iren, insomma, che comunque sono pubblici, però fanno pagare il servizio idrico. Ecco, quindi cosa cambia? Il pagamento c'è già da parte del singolo consumatore, oltre alla fiscalità generale. Che cosa cambia se il pagamento avvenisse a favore di un privato? Ecco, su queste due domande. No, allora, precisiamo, nel senso che la remunerazione del capitale investito è autorizzata nella tariffa normalizzata fin dal 1994, non nel 2006. Nel 2006 c'è praticamente un addendum che ha tolto ogni obbligo all'operatore privato che gestisce di reinvestire nel settore dell'acqua. Ma è dal 1994 che c'è l'idea che bisogna stabilire una tariffa che consenta di recuperare tutti i costi di produzione, compresa il costo della remunerazione del capitale investito. Cioè, dire, non è nel 2006 che è stato introdotto l'idea della remunerazione del capitale, è già nel 1994, e questo è estremamente importante, che ci porta alla questione su c'è una differenza fra l'acqua e la salute. Nel 1994 la cultura dei dirigenti italiani fu quella effettivamente che bisognava dare un valore economico ad attività di servizi detti pubblici, perché secondo loro i servizi pubblici non potevano continuare ad essere più finanziati, e quindi mal gestiti secondo loro, finanziati dal bilancio, dalla fiscalità e in più dal piccolo corrispettivo che era una tariffa. Si è sempre pagata una tariffa dell'acqua. Si è sempre pagato una tariffa per le medicine, si è sempre pagato la tariffa per le poste, francobolli, no? Si è sempre pagato un biglietto ferroviario. Nel passato la copertura dei costi di un servizio si faceva attraverso un corrispettivo, un pagamento che poteva essere il prezzo del francobollo oppure una parte della bolletta dell'acqua, del gas, dell'elettricità. C'era sempre un corrispettivo che l'utilizzatore doveva pagare. Il concetto di questo corrispettivo alla tariffa era che non era il prezzo, che non era un pagamento destinato a coprire i costi. Era un contributo che l'utilizzatore individualmente anche apportava, e soprattutto in funzione della quantità del servizio utilizzato. Il prezzo era di dire: se tu utilizzi 300 litri al giorno, tu la bolletta paghi di più. Ma questo non doveva servire, né quando si pagava molto, non doveva servire a coprire i costi associati all'uso dell'acqua nelle nostre città o in campagna. Come pagare un francobollo non era pensato e organizzato per essere tale da coprire tutti i costi di produzione. C'era sempre il bilancio di un comune, di una provincia, dello Stato, che assicurava la copertura dei costi totali. Questo sistema fu considerato a partire dagli anni 70-80 inaccettabile da parte delle classi dirigenti. Perché lo hanno fatto?
perché hanno voluto portare sul mercato, hanno detto bisogna aprire al mercato i servizi pubblici, non possiamo lasciare più il servizio pubblico gestito da un operatore in monopolio pubblico. Quindi l'elettricità non doveva più essere fatta da un ente pubblico in stato di monopolio, di esercizio unico, come in una città il monopolio idrico era la municipale di Fabbrico oppure la municipale di Reggio Emilia che gestiva l'acqua, in monopolio non c'erano altre società. Non si deve più fare questo, perché, dicevano, perché questo significa spendere del denaro che non corrisponde all'utilità dell'acqua, all'utilità della salute, all'utilità del gas, all'utilità del trasporto municipale, all'utilità del treno, all'utilità dei cimiteri, all'utilità delle biblioteche, all'utilità dei musei. Bisogna invece tutti questi servizi aprirli al mercato. In quale mercato? Attraverso il principio dello scambio. In un mercato cosa significa? C'è qualcuno che può prestare qualcosa, lo vuole vendere in cambio di qualcosa, che c'è uno che vuole comprarlo in cambio di, e dà la moneta, ecco, il mercato è lo scambio. E aprendo il mercato allora si trova, dicevano, il giusto valore del servizio. Non è più fissato artificialmente, politicamente, non appartiene più al campo dei diritti, bisogna trovare il giusto valore delle cose. E qual è il giusto valore delle cose in un'economia capitalista di mercato? È quello determinato dallo scambio fra un'utilità del proprietario che lo vende e un'utilità dell'acquirente che lo compra. Aprendo il mercato si trova il giusto valore delle cose. Se è il giusto valore delle cose, qual è? Perché il venditore te lo vendo, però tu mi devi pagare un prezzo che mi copra tutti i costi e che mi dia poi un profitto, perché se no io non ti vendo nulla. Te lo vendo se io recupero tutto, no? Non te lo vendo, come si dice, a basso prezzo, a basso costo. Te lo vendo ai miei costi, tu qualcosa devi guadagnarci, e del profitto. Ecco che il giusto valore delle cose è determinato attraverso lo scambio in funzione della creazione di valore per il capitale. È tipicamente capitalista questo. Quando si dice il giusto prezzo delle cose, in un'economia capitalista dice che ogni cosa deve produrre il valore e creare il valore per il capitale, per colui che possiede il bene. Allora, perché hanno fatto questo? Chiedo scusa se ora sembro lungo, no? Però vabbè, le cose mi sembra che bisogna spiegarle un po'. Perché? Perché fin tanto che le nostre società avevano sviluppato i servizi pubblici in quanto diritti, per cui si diceva fin dall'inizio degli anni 50, beh, tu hai diritto alla salute, tu hai diritto all'acqua, tu hai diritto al lavoro, tu hai diritto alla pensione, tu hai diritto alla sicurezza sociale, tu hai diritto ad andare a scuola, tu hai diritto ad andare a comprare le medicine in farmacia popolare pagando pochissimo, tu hai diritto ai musei. Cosa significa questo? Che tutti questi servizi erano coperti i costi dal bilancio, erano coperti dalla fiscalità. E durante 20 anni, dopo che era stato introdotto questo concetto, l'economia aveva fatto cosa? Che siccome questi servizi dovevano essere coperti dal bilancio, dal collettivo, attraverso la fiscalità, e il corrispettivo che si pagava non era il minimo rispetto al finanziamento fatto attraverso la fiscalità, si è constatato che il tasso di profitto del capitale nelle nostre economie tendeva a scendere. Cioè dire, la parte della ricchezza che andava a retribuire il reddito da capitale diminuiva, mentre invece la parte che andava dalla ricchezza prodotta a retribuire il reddito dal lavoro aumentava. Ecco perché le inuguaglianze erano sparite pian piano. Ecco perché tutti quanti avevano cominciato a diventare un pochino bene, un pochino ricchi.
perché nella redistribuzione ricchezza la parte che andava al capitale, al reddito del capitale, non aumentava più così rapidamente come prima. Ed ecco perché i servizi pubblici, quando eravamo poveri, attraverso la fiscalità ci hanno reso tutti ricchi. Noi abbiamo fatto i servizi pubblici quando eravamo poveri, e perché li abbiamo fatti? In questo senso siamo diventati ricchi. Ora che nella ricchezza si è scoperto che il capitale perdeva, la restituzione del capitale si è arrabbiato. Il capitale è diventato infuriato. Il capitale ha detto: ma che società è questa? Come? Si fa la fiscalità e si preleva il denaro dal capitale e diminuisce il valore creato per il capitale. Ma siamo impazziti. È un'economia collettivista, è un'economia comunista, è un'economia impossibile, perché spreca il denaro per darlo poi a quelli che non lo meritano. Si spreca il denaro perché con la fiscalità si paga un funzionario che non fanno un tubo. Cioè, questo è del 60, fine degli anni 60, inizi 70, e hanno cominciato a martellare dicendo che lo Stato del welfare, cioè lo Stato della sicurezza sociale, che garantisce a tutti il diritto alla vita attraverso il diritto all'acqua, alla salute, eccetera, non doveva funzionare. E allora ha capito ora perché non si può fare la distinzione fra l'acqua e la salute. Perché anche la mercificazione della salute, la privatizzazione dei servizi della salute, è uno scempio, è uno scandalo. Non si può accettare che, siccome abbiamo privatizzato i servizi della salute, si può privatizzare anche i servizi dell'acqua. O siccome abbiamo privatizzato il servizio dell'educazione, si può privatizzare il servizio del trasporto, no? Né una mobilità nelle città. E siccome abbiamo privatizzato il diritto alla casa, con ciascuno diventa un proprietario, allora si può privatizzare anche l'acqua, perché così uno diventa tutto proprietario dell'acqua, se ce l'ha, se c'ha i pozzi. Ma che pischerate sono tutto questo? Queste ultime cose mi danno, cioè possiamo qui, possiamo anche passare al primo dei due referendum, cioè quello che chiede l'abrogazione di una parte del decreto Ronchi, il quale richiede, anzi impone, la privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica, tra cui anche appunto i servizi idrici, ma c'è una particolarità che prevede l'affidamento del servizio attraverso una gara, oppure prevede un affidamento a società capitale misto, pubblico-privato, però c'è una particolarità che impone questa operazione addirittura con scadenza 31/12/2011, quindi tra poco. E anche questo è abbastanza singolare, perché la domanda che mi viene è: ma per quale motivo, se una società a capitale interamente pubblico gestisce bene la propria rete acquedottistica, e quindi fornendo un servizio di qualità, cioè per quale motivo deve esserci l'imposizione dell'ingresso di capitale privato? Non quindi una opportunità a seconda del mercato, ma anche una forzatura del mercato stesso. Rispondono a questa obiezione perché ce lo impone l'Europa. Le corti di giustizia, con delle sentenze contro i monopoli, ce le pone la comunità, l'Unione Europea. Ecco, su questo punto? Queste sono ancora le decine mistificazioni che i gruppi dominanti fanno sistematicamente in ogni campo, ma prendiamo quindi punto per punto. Allora, la prima cosa, questa che tentiamo di eliminare, è di dire che c'è l'obbligo per la gestione del servizio di integrato, c'è l'obbligo di non più ricorrere alla fattispecie giuridica di una società pubblica a capitale interamente pubblico, come per esempio un'azienda speciale oppure un ente economico pubblico. Questo è vietato. A prescindere. Quindi è vietato.
Quello che è possibile, loro dicono bisogna, il decreto ha confermato, quello che tra l'altro voleva fare anche il governo Prodi, perché un bisogna mia dire che è solo il bischeraccio di ora che vuole fare queste cose, no? Anche il governo Prodi, sotto l'impulsione dei due grandi privatizzatori dell'acqua, che sono Bersani e la Lanzillotta, volevano privatizzare l'acqua. Volevano privatizzare tutti i servizi idrici. E tra l'altro anche il Galli, che era socialista, quando c'era la legge, Galli disse che il suo tentativo era di giungere all'apertura totale al mercato dei servizi idrici, perché voleva dimostrare che la terza via era possibile, cioè dire era possibile di gestire i servizi pubblici attraverso imprese private. Questa è la cultura dominante da più di 25-30 anni, anche in seno a certe forme di gruppi detti progressisti. Allora, hanno imposto quindi il fatto che non può esserci che una società per azioni, una società privata. Non ci può essere quello che con il quesito ora è, eliminiamo il fatto che non ci possa essere un gestore a carattere giuridico pubblico. Cioè dire quindi un'azienda speciale, una gestione in house diretta sotto controllo analogo, cioè dire come se fosse un servizio, e un ente economico pubblico. Perché hanno deciso di dire solo il privato, solo, cioè dire una figura di impresa giuridica privata, la SPA? Anche un SPA a capitale interamente pubblico è una società privata. E beh, il statuto giuridico è quotato in borsa, anche se è a proprietà pubblica. Infatti, cioè, io il dibattito che ho avuto con Nichi Vendola quando mi domandò di essere presidente dell'acquedotto pugliese, cosa che feci con grande entusiasmo per 18 mesi, poi me ne andai perché mi era domandato ad andare a presiedere l'acquedotto pugliese per ripubblicizzarlo. Quando ho tentato di ripubblicizzarlo non è stato possibile. Io mica avevo vocazione di avere una poltrona, io non stavo tranquillo a Bruxelles, facevo le mie cose. E quale fu uno dei punti fondamentali? Che non pensava politicamente che era urgente e corretto di modificare lo statuto giuridico dell'acquedotto pugliese, il quale ancora oggi è una società per azioni, una SPA, una società per azioni, che ha del capitale della regione Puglia e la regione Lucana, che ora c'è il tutto ed è totalmente regione Puglia. La SPA è una società in tutto il diritto delle imprese, è una società privata, di natura privata. Allora gradualmente la modifica della legge Galli, fatta poi, che Bersani e Lanzillotta non erano riusciti a farlo, poi invece sotto il governo Berlusconi coloro che hanno fatto quello che Bersani e Lanzillotta volevano fare. Hanno detto tutte le aziende SPA a carattere capitale pubblico devono cedere il 40% del capitale a dei privati, e a 12 deve diventare 70%, cioè dire la maggioranza del capitale che era pubblico deve diventare privato. Non ci può essere la maggioranza di capitale pubblico. E allora perché? Ma è vero che ce l'impone l'Europa? Com'è sta storia? No, non, l'Europa non impone niente, però vorrei ritornare alla causa principale. L'Europa impone solo la cosa seguente. Dice, se tu, Stato, perché l'Europa nel campo dell'acqua non ha nessuna competenza. La competenza della politica dell'acqua, per quanto riguarda anche i regimi di proprietà dell'acqua, i regimi di proprietà di gestione dei servizi idrici, appartiene agli Stati. Tant'è che è vero, per esempio, che ora a Parigi il sindaco socialista della Noè, dopo 3 anni
è riuscito dal 1 gennaio 2010 a ripubblicizzare il servizio idrico integrato di Parigi. E l'Unione Europea mi ha dato con i cannoni, ha detto non può fare, perché lo può fare tutto, sono liberi, gli stati sono liberi, perché sono loro che sono competenti. Per esempio in Olanda, anche dopo la direttiva 4 sull'acqua, che concerneva solo la qualità dell'acqua, non concerneva il regime di proprietà, il regime di servizi idrici, no. Anche dopo la direttiva qua nell'acqua, il Paese Basso hanno fatto una legge che vieta che il servizio di distribuzione dell'acqua potabile possa essere affidato a dei privati. Il contrario. E mica l'Unione Europea è andata lì con i carri armati o con i caccia per dire tu stai facendo una legge brutta, ti bombardiamo come abbiamo fatto con la Libia e con altri paesi. E non è perché? Neanche che in Olanda siano talmente... Invece in Olanda hanno aperto al mercato i servizi di trattamento dell'acqua reflua. Quindi nello stesso paese addirittura, per legge, la distribuzione dell'acqua potabile non può essere affidata a soggetti privati, il trattamento dell'acqua reflua può essere affidata a dei soggetti privati. Questo significa che uno Stato è libero, gli Stati membri sono liberi di fare quello che vogliono. Tant'è che l'altro giorno a Bruxelles ho dibattito con il commissario responsabile della politica regionale e dibattevamo sul fatto che in Fiandria, la regione Fiandria, che considera pubblico tutto quanto nell'acqua, ha deciso però di vendere l'acqua in Fiandria al Qatar in scambio del gas naturale. E io allora sono intervenuto in dibattito pubblico, ho scritto anche le cose per dire al governo, al Parlamento belga, ma è possibile che voi accettiate che una regione consideri che l'acqua della Fiandria sia la sua acqua, che diventa una merce, la può esportare? E tanto è vero che a Bruges hanno creato ora una specie di una specie di deposito dove accanto a quattro depositi di gas c'è un deposito per l'acqua, e quando i metanieri arrivano e sbarcano il gas, loro mettono l'acqua. E allora ho posto al commissario responsabile della politica regionale, dice: ma lei prima non lo sapeva? E ho detto: ma non lei è d'accordo che si possa esportare l'acqua? Dice: guarda, nel campo dell'acqua, e aveva ragione, nel campo dell'acqua gli stati membri sono liberi. Se hanno deciso di esportare, l'acqua è loro competenza. Allora, cos'è che invece l'Europa impone? L'Europa impone la cosa seguente: se tu, Stato, hai deciso di aprire al mercato i servizi idrici, l'affidamento del servizio ad un operatore deve necessariamente passare secondo le regole dei mercati pubblici, cioè dire, devi aprire una gara ad evidenza pubblica. Non puoi affidare la gestione a qualcuno se tu hai deciso di aprirlo al mercato senza gara. E hanno ragione, perché abbiamo creato il mercato unico, per poi allora ciascuno del paese si apre il mercato, fa come gli pare, piace. E non segue delle regole comuni del mercato dei servizi. Quindi è richiesta la conseguenza, cioè l'affidamento attraverso una gara pubblica, ma non è imposta e non è richiesta necessariamente la premessa, cioè l'apertura al mercato. Se uno è libero di aprire o di non aprire il mercato. Se però apre il mercato, gli stati hanno deciso che ogni apertura al mercato deve passare, per quanto riguarda poi l'affidamento al soggetto gestore, deve passare attraverso una carta di evidenza pubblica. E deve farlo. L'unica cosa che è successo è invece in quella famosa dibattito della SPA in house. Ora, la società SPA in house, per esempio, il che non era quando io ero arrivato alla Pugliese, non era una società operazione in house in inglese significa all'interno della casa, no? È un'impresa che fa parte della casa, in house, cioè non extra, nella casa.
E cosa significa una spa in-house? Questo è importante perché sono tutte investigazioni che loro fanno anche a proposito dei quesiti. Significa che si può avere una società per azioni, e questa è la Corte di Giustizia Europea che ha detto la cosa questa, tu anche se sei una SPA non hai l'obbligo di passare una gara ad evidenza pubblica qualora il tuo regime di gestione è una SPA in-house. Cosa significa quindi in-house? Significa tre cose. È una società interamente a capitale pubblico, anche se ancora SPA resta un soggetto giuridico privato, capitale interamente pubblico, che è sottomessa da parte dell'amministrazione pubblica a un controllo analogo, cioè dire come se per esempio la Regione Puglia, se era l'acquedotto in-house, doveva esercitare sull'acquedotto pugliese lo stesso controllo di natura politica amministrativo che esercitava per esempio in un direttorato generale di un ministero, no? Regionale, che quello è in-house. C'hai la direzione generale dell'ambiente, del governo regionale, amministrazione regionale, il governo regionale controlla direttamente in maniera amministrativa e politica le attività del suo direttorato generale dell'ambiente, questo significa controllo analogo. Controllo analogo nel senso che anche SPA, acquedotto, doveva essere sottoposto, e questo non era vero, perché il governo regionale non sottoponeva un controllo analogo amministrativo, lo controllava, la Regione Puglia controlla l'acquedotto pugliese in quanto proprietario del capitale, non in quanto autorità politico-amministrativa che esercita. Altro elemento fondamentale è una SPA in-house, che non deve allora essere sottomessa, si affida a un soggetto, l'affidamento al soggetto, è se la SPA esercita la sua funzione sul territorio di competenza. Cioè dire, l'acquedotto pugliese non può partecipare, se vuole essere una SPA in-house, non può partecipare a diventare gestore dell'acqua di Ferrara. È una società per azioni che opera solo nel territorio pugliese. Mentre invece voi sapete bene che la CEA o la Meridiana delle Mediterranee delle Acque o ERA partecipano, vanno a gestire l'acqua di Palermo, vanno a gestire l'acqua. Cioè dire, non sono più in house perché sono società che sono aperte al mercato e non obbediscono più a nessuno se non ai proprietari del capitale in una logica privatista. E finalmente una SPA in-house è quando questa società opera unicamente nel settore del servizio di integrato. Se fa altre cose al di fuori del servizio di integrato, cioè dire distribuzione dell'acqua potabile, fognature e trattamento dell'acqua reflue, non può più considerarsi una SPA in-house, e quindi allora deve sottomettersi nell'affidamento o nel rinnovo della gestione, deve sottomettersi alla gara a evidenza pubblica. E siccome sono pochissime le SPA in Italia che rispondono a queste caratteristiche, perché poi in Italia tutti imbrogliano, io sono stato un membro del CUVIVI, cioè dire del Comitato di Vigilanza, l'Autorità dell'Acqua Italiana, ma era tutto un pasticcio. Le regole non erano mai rispettate. Questo è un argomento che i privatisti utilizzano di dire, ma come vuoi continuare a mantenere un servizio pubblico da tutte queste società che imbrogliano, non si capisce bene che fanno, non rispettano le leggi? Perché no? Bisogna eliminare il pubblico. Il pubblico per natura è cattivo. Allora vengo alla base fondamentale ideologico-culturale della privatizzazione dei servizi idrici o della salute o dell'educazione, non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo. Qual è il concetto fondamentale? Il concetto fondamentale è l'assioma, una specie di dogma, che è un po' meno più condiviso anche da noi, un po' da tutti, dal cittadino. Soprattutto in Italia, i cittadini sono un pochino anarchici, anarchisti. Quando c'è una regola, la caratteristica degli italiani è tentare di non applicarla. Lo si sa, non vi racconto mica cose nuove. Spero di non avervi raccontato una cosa nuova stasera. No? Però le
situazione è molto confusa, sempre giudicata. Qual è allora l'argomento? È il dogma che la gente crede che le imprese private posseggono i saperi e le competenze per gestire bene qualunque cosa, qualunque servizio. Che il privato è depositario monopolistico dei saperi e delle competenze. Il privato sa. Il privato fa le tecnologie. Il privato ha le competenze. Un'impresa pubblica mica ha le competenze, si dice. C'è questa credenza che il privato necessariamente è meglio del pubblico perché possiede le competenze, i saperi. Mentre invece un'impresa pubblica, per definizione, non può avere saperi. Seconda cosa del perché sono arrivati a privatizzare l'acqua, la salute, quindi mettono tutto lo stesso, non fanno distinzione loro tra l'acqua, la salute, eccetera. Dice, ma è il capitale che ha il denaro. L'impresa privata ha il denaro. Il pubblico non ha più denaro. Non si può mica aumentare la fiscalità. E poi il pubblico quando ha denaro lo spende male. Il privato quando ha il denaro è frappalore, perché ha ancora il denaro. Oh scusa, se il privato quando ha denaro crea denaro è bello, no? Se un pubblico ha del denaro e lo spende e non fa, crea ricchezza, che brutta cosa è questa? No? E intanto la gente infatti dice, come? Il pubblico spende, non crea ricchezza. Mentre invece il privato se investe e crea ricchezza. E quindi è meglio il privato, no? Queste sono mistificazioni terribili. Posso portare un argomento perché è una mistificazione? Stavo dicendo perché... bischerato. Come? Stavo dicendo bischerato. Ecco, no io, sono gli altri che le dicono le bischerate. Allora, perché non è corretto tutto questo? Ma per una semplice ragione. Il fatto che uno Stato, un pubblico, investi in una scuola, in un acquedotto, non è che spende, crea ricchezza. Un ospedale è una ricchezza per la collettività. Quando un pubblico spende e poi l'anno successivo spende ancora utilizzando la fiscalità o indebitandosi verso i cittadini, non è che distrugge ricchezza, crea ricchezza. Crea ricchezza collettiva, no? Quando si fanno le strade, quando si fanno gli acquedotti, quando si fa un ospedale, quando si fa un museo, quando si fa un cimitero, quando si fa le case popolari, questo è un investimento, non è una spesa. È un investimento di creazione di ricchezza collettiva. E invece loro dicono, ma solo il privato crea ricchezza. Perché se investe 100 e vuole 200, allora ha creato ricchezza. Se invece il pubblico spende 100 e crea ricchezza collettiva, non vale. Ma vi immaginate? E posso verificare se voi siete d'accordo su questo o no? Io sono professore, vi faccio l'esame, vi faccio gli esami. So che voi sarete molto onesti, sarete molto onesti, non come gli italiani, no? Sarete molto onesti poi nel rispondere. Pensate in 15 secondi cos'è per voi la ricchezza. 15 secondi, Posso ora farvi la domanda, siete onesti quindi alzerete la mano, no? Quanti di voi hanno pensato a un asilo infantile? Chi ce l'ha pensato alzi la mano. No, cioè, il discorso no,
anche perché immaginavo che il professore andasse a parlare. Ma io l'avevo già detto. E quindi l'ho pensato. Però io avevo detto della ricchezza in senso individuale e la ricchezza in senso collettivo. Se si parla di ricchezza individuale non pensa al proprio patrimonio. Se si parla di ricchezza collettiva è chiaro che c'è un insieme di... Il privato produce ricchezza per il privato. E sei tu che paghi la crescita di ricchezza per il privato, come consumatore. Il pubblico crea ricchezza collettiva. E tu paghi come contribuente, e con il piccolo corrispettivo e paghi la tariffa dell'acqua, eccetera, e tu paghi la ricchezza collettiva. Quindi spendi meno che il privato. Il privato che dice che crea ricchezza è una fandonia, è una bestemmia che si dice che il privato crea ricchezza. Professore, facciamo ascoltandola. Siete d'accordo oppure no? Ascoltandola con attenzione mi sono venute in mente due cose. La prima, che una parte del discorso, quello che attiene agli aspetti tecnici, giuridici, è molto complessa e mal si presta ad una spiegazione verso il cosiddetto cittadino comune, che già verso i referendum in quanto tale ha una certa diffidenza, no? Da molti anni nessun referendum in Italia raggiunge il cuore. E allora la cosa che mi viene in mente è se non sia il caso di individuare, nel momento in cui si va a fare questa campagna referendaria, alcuni slogan, se vogliamo, anche che semplificano. A me la prima cosa che viene in mente è che questa vicenda dell'acqua sia in qualche modo funzionale interna ad un'iniziativa che viene avanti globalmente a favore della privatizzazione. Cioè, stiamo vedendo ancora in questi giorni l'attacco alla scuola pubblica, l'attacco a tutto ciò che è pubblico e che è statale, che al di là degli aspetti grotteschi ha comunque un'ideologia al proprio fondo. Ecco, secondo me, dal punto di vista della efficacia nei confronti dei cittadini che devono partecipare al referendum, forse è questo l'aspetto che va maggiormente sottolineato. Poi giustamente questa sera parliamo anche di aspetti tecnici, siamo qui apposta per cercare di capire anche più nel dettaglio, ma dal punto di vista della comunicazione a me viene in mente che sia importante puntare su questo punto, e cioè che anche il discorso dell'acqua viene a far parte di una campagna generale ideologica a favore del privato e contro tutto ciò che è pubblico. Questa è la prima cosa che viene in mente. La seconda cosa, sulla quale vorrei pure un suo parere, è che tutto ciò premesso, è però vero anche nei servizi idrici, anche se non dappertutto e non dappertutto alla stessa maniera, il pubblico spesso in Italia non dà buona mostra di sé. Uno degli argomenti utilizzati dai fautori della privatizzazione è: ma come, gli acquedotti, le reti acquedottistiche italiane sono famose per perdere gran parte, soprattutto nel centro-sud, dell'acqua. Si parla di 30, 40, in alcune zone addirittura il 50%. E questo è un problema, nel senso che è funzionale alla campagna ideologica a favore della privatizzazione, perché non c'è dubbio che il pubblico in Italia spesso funzioni poco e funzioni male. Da queste parti ancora forse non ci possiamo lamentare, ma a livello nazionale, insomma, è inutile che ce la raccontiamo. Ecco, quindi c'è però un problema di fare funzionare di più e meglio ciò che è pubblico, altrimenti si fa anche fatica a fronteggiare questa campagna ideologica a favore della privatizzazione. Su questi due punti, quindi. Allora, per quanto riguarda il carattere generale, effettivamente è quello che ho tentato di introdurre, che la campagna per la privatizzazione dell'acqua, per dei servizi e della mercificazione dell'acqua, dare un valore economico all'acqua, eccetera, fa parte di questa azione che oramai, a partire dalla fine degli anni 60, ha caratterizzato i gruppi dominanti dell'economia occidentale, che ha
hanno tentato e sono riusciti in parte a diventare proprietari di ogni forma di vita. Il capitale privato negli anni del secolo XIX e parte del XX aveva avuto una pretesa, di essere proprietario del lavoro. E tutte le battaglie sociali del secolo XIX e parte del XX furono la lotta contro la pretesa del capitale privato di essere proprietario del lavoro. E il lavoratore ha detto, no, tu non sei proprietario del lavoro umano, tu non puoi vendere il lavoro umano come una merce, tu non puoi fare quello che vuoi. E tutte le battaglie del XIX e inizio del XX secolo fino alla Seconda Guerra Mondiale furono questo. E il lavoro finalmente ce l'ha fatta. Beh, per la verità sono ancora quello, no, è la vicenda no, esatto, aspetta, oh, tu non vuoi scappare troppo. Il ragionamento ha necessità di essere meditato, il ragionamento deve andare con calma, non è che può scappare subito così, no? Quindi, in effetti, lo stato del welfare aveva imposto che il lavoro è una ricchezza in sé, come il capitale è una ricchezza in sé, come lo Stato è una ricchezza in sé. Per cui la produttività, per esempio la prima produttività, no? I contratti collettivi, erano una maniera in cui finalmente il lavoro era riuscito a sconfiggere il capitale, ad essere proprietario del lavoro. Negli ultimi 20 anni, e ora lo vediamo con Marchione e tutti gli altri, il capitale ha recuperato attraverso l'innovazione tecnologica, attraverso tante cose che non si possono spiegare e illustrare rapidamente, quindi ha recuperato il controllo della proprietà sul lavoro. Tant'è che non si parla più di lavoro, ma si parla di risorse umane. Quando noi siamo stati ridotti a risorse umane è finita. Il capitale privato è diventato un proprietario del lavoro. Perché se tu non sei una risorsa umana occupabile, nel senso che tu mi costi troppo, o tu non mi dai contributo di creazione ricchezza per il capitale, tu non fai niente. Tu sei una risorsa umana e io non ho. Non sei più occupabile. Sei occupabile se mi costi meno, sei occupabile se mi dai a profitto, come l'ingegnere chimico, che ne so, indiano di Bangalore, che produce per la BASF o che gioco Dow Chemicals, produce più ricchezza che l'ingegnere chimico tedesco, perché l'ingegnere chimico tedesco gli costa a BASF 30 volte di più dell'ingegnere chimico indiano, il quale ha le stesse competenze. Quindi cosa è successo negli anni 70? Ne avevo già un pochino accennato. Il capitale privato ha cominciato a dire, oh, qui questa bestiolina là, da cui trago quei medicini, quella medicina, questo è diritto di proprietà intellettuale. Sono proprietario di quella molecola. Sono diventati proprietari del genoma umano. Hanno brevettato il mondo del vivente. Bill Gates cosa ha fatto? Un algoritmo. Beh, l'algoritmo è mio, brevetto, ti faccio un ISO mio. E sono diventato ricchissimo, avendo brevettato, essendo diventato proprietario di un algoritmo. La mannata. Credo noi stiamo diventando ricchi ora rispetto alla Cina, l'India, che lo capiscono e si oppongono, facciamo il brevetto sul sole. Prova a mettere te un pannello solare sul tuo tetto se non paghi il brevetto industriale. Prova a utilizzare su 100 ettari una stazione fotovoltaica, se tu non paghi il diritto sulle cellule fotovoltaiche. Prova a migliorare l'aria che c'hai se non sottometti al mercato delle emissioni CO2, per cui tu vendi la tonnellata. Sapete quanto costa una tonnellata di CO2, quindi l'aria che comprate con o senza CO2 costa 30 euro la tonnellata. Tu vendi 1 milione di tonnellate, cioè c'è 30 milioni di euro.
sono diventate proprietari di ogni forma di vita e non vogliono cedere. E non vogliono cedere né il bene di cui sono diventati proprietari né i servizi. Io ti faccio la molecola per la triterapia contro l'AIDS, sono io, tu mi devi pagare. Sono io proprietario della triterapia per l'AIDS. Tutte le battaglie che sono fatte, per esempio, per i medicinali generici, no? Che cos'è? E tu non puoi avere un brevetto sulla molecola, perché è nella natura, non l'hai inventata te quella molecola, l'hai copiata. Un gene non lo inventi te, decripti il genoma, ma non lo inventi te, non credi, non puoi inventare proprietà, ce l'hanno fatta. E bisogna lasciar dire però. Perché la libertà del capitale è la libertà tua, no? Invece lo Stato che fa? Lo Stato allora è partitico, c'è quando c'è quello, c'è quando quell'altro, mentre io invece privato, ma no, io sono onesto, no, io privato guardo solo l'interesse di creare il peso del capitale e sono bravo, no? Ecco lì, vengo allora alla questione che dici pubblico e capitale. Ma chi te l'ha detto queste fandonie che il capitale gestisce bene la ricchezza? In questo momento siamo tutti in crisi, addirittura sono paesi interi che sono buttati via come delle vecchie ciabatte, come la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda, fra poco arriverà la Spagna, poi l'Italia, cioè gli elementi deboli, perché c'è una crisi della finanza privata. E il capitale finanziario privato che ha scombussolato tutto, che ha gestito malissimo la finanza. Il capitale privato ha distrutto l'economia mondiale. Il capitale privato ha gestito il petrolio. Mi puoi dare un esempio di buona gestione del petrolio? Il petrolio l'hanno distrutto, hanno fatto guerre per il petrolio. L'instabilità dei prezzi è di carattere speculativo. In nessun paese il petrolio è stato utilizzato correttamente, a servizio della gente. Hanno distrutto foreste, hanno distrutto tutto. Dov'è il privato che crea ricchezza? Prendiamo i medicinali, le case. Quando il privato gestisce le case e mancano case per milioni di gente e poi c'è una casa per 45.000 piccole mosche che rappresentano. Dov'è che il privato gestisce bene? Dov'è? 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 Scusatemi, dov'è? La crisi attuale è fatta del capitalismo finanziario privato. E il privato ha voluto fare tutto quello che ha fatto. Ha liberalizzato i mercati finanziari, ha sconquassato i tassi di cambio, ha lasciato la libertà totale di fare i prodotti derivati, ha fatto il mercato delle devise, dove ha fatto tutti i pasticci. Tutti, e oggi dice il pubblico è cattivo. Ma sono dei criminali queste gente. E sono anche quasi piccoli criminali quelli che le prendono. Dov'è il privato efficace? Però tu mi fai adesso un'attività agricola che è efficace. Questi qui stanno distruggendo i territori del suolo del mondo e ci stanno dicendo, Syngenta e tutte queste gente, ci stanno dicendo che nel 75 il mondo non potrà più produrre che il 75% dei cereali di base di cui la popolazione mondiale avrà bisogno. E che ha fatto l'agricoltura intensiva? Non mica sono i colcos, mica sono i kibbutz israeliani, sono il mercato agricolo, l'agroindustria che ha fatto questo. Dov'è il privato? Uno slogan, vuoi uno slogan? Bisogna dire il privato è distruttore dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economia mondiale. Se il privato prende l'acqua, te la distruggerà. Perché? Perché nella logica privata la scarsezza ti fa valore. E quindi ti renderà ancora più scarsa l'acqua e te la differenzierà
con le bollicine, senza bollicine, l'acqua per l'agricoltura per fare le patate in quel periodo, l'acqua per, che è trattata altamente, l'acqua che non è trattata altamente, l'acqua che è buona immediatamente, l'acqua che è buona per i computer, l'acqua che è buona per andare nello spazio, l'acqua che è buona per te per fare le tue scarpe, e ti fa pagare tutto, ti differenzierà. Il privato ha sempre segmentato il mercato per cacciare fuori dalla catena il valore, dicono. Bisogna dare un valore nella catena. Allora, per esempio, oggi non vale mica tanto fare la distribuzione dell'acqua potabile. Quello che conta è fare il trattamento delle acque reflue e il riuso. E quello porta di più. Ha un rendimento sull'investimento più elevato. A me me ne frego fare la distribuzione dell'acqua potabile. Questo è privato. Questo è efficace. E però, se questa analisi tutto sommato io credo sia anche abbastanza convincente e condivisibile, c'è l'altro aspetto che dicevo prima, poiché l'acqua è comunque una ricchezza collettiva e umana, il problema del risparmio dell'acqua, così come del risparmio energetico, allora, su questo, eccetera, esiste anche per il pubblico. Quindi bisogna anche capire come si esce dal problema della cattiva gestione o del malfunzionamento. Non è la cattiva gestione del pubblico. E allora suppone che c'è la buona gestione del privato. Bisogna dire no, queste sono, chiedo scusa, lo dico, sono mischerate di considerare che il pubblico ha cattiva gestione piuttosto che cattiva gestione, mentre invece il privato ha piuttosto. No, magari sono cattive entrambe, non è che una è buona. Ecco, quella è un'altra cosa. Perché uno può dire, per esempio, ora divento un pochino cattivo nei confronti nostri, italiani. In Svizzera tutto è pubblico nell'acqua. Mica è inefficace il servizio di Svizzera. Tutto funziona bene. Perché il pubblico in Svizzera è efficace e il pubblico italiano non è l'acqua, non è il pubblico, è l'Italia. No. In Belgio tutto è pubblico, l'acqua è pubblica. Non c'è manco un'impresa privata che gestisce l'acqua di Liège, l'acqua di Bruxelles. Tutto pubblico. Mica muoiono di sete. Noi in Belgio ci laviamo, non puzziamo, no? Ci laviamo. Abbiamo un servizio pubblico che ci permette di lavarci. E consumiamo, come si dice malamente, 109 litri a testa per persona. In Belgio, in Svizzera è 132, in Germania 130, eppure è efficace. In Italia quanto? 238 a persona, nelle grandi città Milano 500, 400. Allora, se restiamo una logica pubblico-privato, bisogna dire che perché c'è, dipende dai popoli. Allora, scusate, volevate che io vi dia uno schiaffo in faccia? E dipende dal popolo italiano, è un popolo indegno allora con queste cose. Perché se il pubblico non funziona in Italia, mentre funziona in Svizzera o in Belgio, in Germania, la discriminante non è il fatto di essere pubblico o privato, è di essere italiano o belga, ecco. È un tornamica a vantaggio degli italiani, quindi. Quindi il fatto, non bisogna ragionare su questi temi, perché a me voglio bene al popolo italiano, non posso mica stare lì ogni volta a dire che stavo cattivo. Allora, altra cosa per il pubblico bisogna ragionare. Le perdite, le famose perdite, per esempio si dice la cosa pugliese perde il 54% dell'acqua. Com'è che si calcolano le perdite? Le perdite si calcolano tra il volume d'acqua immesso nella rete e il volume d'acqua fatturato. Se tu hai una fattura di 80%,
dell'acqua immessa nell'aria rispetto al volume, tu perdi 20%. 234 sì. Litri di addetto. Come? I 230 litri di addetto è l'immesso o è il fatturato pro capite in Italia? L'uso di 238 litri? No, è l'utilizzo della gente. È quello. No, non è il fatturato, è quello che è l'impresa che poi è infatti, perché poi non si sa se lo hai fatturato, no, quello è un altro criterio. In mezzo ci stanno delle persone. Tu hai un acquedotto che distribuisce 100 litri al giorno e c'hai 10 persone, ecco, hai messo 100 litri al giorno, significa che si utilizza 10. Le perdite fanno parte dell'utilizzo, no? Quindi invece le perdite sono di natura tecnica o di natura amministrativa, si fa la differenza. Le perdite di natura tecnica sono quelle che si perdono perché una conduttura scoppia, perché i giunti fra un canale e l'altro, oppure a un certo momento c'è l'invecchiamento, no, ci sono le fughe, il terreno si muove, quindi fa sbilancia un pochino i tubi, quindi si creano delle fughe d'acqua, eccetera, eccetera. Queste sono perdite tecniche. E poi ci sono le perdite amministrative. Cioè dire, effettivamente, gente che non paga. O gente che va a allacciarsi agli acquedotti per alimentare, perché in Italia voi sapete che ci sono contadini che durante la notte vanno ad attaccare all'acquedotto e pompano per i loro giardini, per i loro campi. E questo mostra l'Italia, no? Che è abbastanza onesto, no? Che rispetta le regole, le proprietà degli altri, no? E all'acquedotto pugliese avevamo dei gruppi di carabinieri che di tanto perlustravano. L'acquedotto pugliese ha 22.000 chilometri di tubi, quindi colui che vuole prendere i tubi e lo può fare. Di tanto c'erano dei carabinieri che andavano in accordo con l'acquedotto, l'autorità dell'acquedotto, in zone dove in teoria non si può andare perché è protetto, no? Per evitare. E caso bizzarro. Succedeva che ogni qualvolta c'erano i periodi di perlustrazione, non c'erano prelievi. Cioè non arrivavamo mai a trovare dei responsabili. Quando non ci andavano e c'erano i prelievi. Questo cosa significava? Che quelli dei carabinieri o altri o altre sapevano quando passavano i carabinieri. Ora, le perdite amministrative. Cos'è? Per esempio, anche una cosa interessante, per esempio, i pompieri non pagano l'acqua che utilizzano, perché voi sapete che in tutta Italia, salvo a Parigi, e in tutta Europa, salvo Parigi, l'acqua dei pompieri per gli incendi è acqua potabile. Non c'è un acquedotto duale, nel senso un altro per uso industriale. Le imprese qui al fabbrico, quando utilizzano l'acqua, non è un'acqua di freddo, è l'acqua dell'acquedotto. L'acqua potabile. No? Ecco perché si vuole ora utilizzare l'acqua riciclata per fare cose che non è buona necessariamente per bere, però si può riutilizzare l'acqua per usi industriali anziché portare, come per esempio fare l'acqua per la toilette. Perché noi dobbiamo utilizzare l'acqua potabile? Voi sapete, le nostre toilette a casa sciacquano, voi potete bere l'acqua dello sciacquone. Ma lei dice, si può bere l'acqua dello sciacquone? No? Si può bere l'acqua dello sciacquone, perché è la stessa acqua. Mica è acqua diversa, mica viene due tubatori diversi. Allora non potete spiegare, non potete spiegare perché. Noi abbiamo utilizzato tutta questa grande ingegneria per rendere potabile l'acqua dopo 52 criteri per poi andare a farti lì e accompagnare il nostro urine con dell'acqua potabile ogni cosa con 10. Siamo proprio matti, no?
Poi, scusate ancora una volta, ma per mandare nelle fogne i nostri piccoli stronzetti abbiamo bisogno dell'acqua potabile. Eppure il 30% dell'acqua utilizzata è utilizzata per lo sciacquone. Tutta l'acqua che utilizziamo. Lei immagini quindi che in Italia un italiano al giorno consuma 75 litri per lo sciacquone. 75 litri. Quando ci sono 1.500.000.000 di gente che muore perché non sa cos'è una goccia d'acqua. E noi parliamo di privato. E noi parliamo di pubblico. Quando c'è sti miliardi di gente che non hanno, e non hanno accesso non perché non hanno l'acqua, ma perché sono poveri e li manteniamo poveri. E allora le perdite. Se uno guarda l'acquedotto, 54%, uno constata che finalmente, 32% dell'acqua che si perde, che non è fatturata all'acquedotto pugliese, è dovuto a natura tecnica. Il resto, il 22%, sono perdite amministrative. Per esempio i parroci non pagano l'acqua. Le chiese. Allora, le forze aeree installate in Puglia, l'esercito, non paga l'acqua. E noi avremmo dovuto chiudere l'acqua agli aeroporti militari perché non le pagano, e non volevano pagare. È diritto acquisito. Ma è chiaro che il privato a buon gioco e dice, beh, se arrivo io, pagano tutti. Perché io chiudo. Certo che un ente pubblico non chiude per i parroci, no? Non chiude per le forze armate, non chiude per i pompieri, no? Il privato dice, te lo chiudo, poi non lo chiudo, però tu mi paghi di più, no? Tu Stato, tu l'altro, lo fai soldi, eccetera. Che sono cose, queste normali? Ecco allora il privato, lo slogan, il privato fuori dall'acqua, questo è uno slogan, fuori dall'acqua. No, allora, per l'appunto l'attacco del capitale per diventare proprietario di ogni forma di vita si è operato attraverso tre nozioni, la liberalizzazione, la deregolamentazione e la privatizzazione. La liberalizzazione significa aprire al mercato un settore qualunque, gli aerei, per esempio, si liberalizzano gli aerei, no? Si dice il cielo. Cosa significa? Che si apre al mercato il servizio aereo. Cosa significa aprire al mercato il servizio aereo? Significa che il valore che si attribuisce al servizio aereo, al fatto che ti trasportano da Roma a New York, in 6 ore, eccetera, questo non è più determinato, questo valore, dalle autorità nazionali o dall'impresa nazionale, la compagnia di bandiera, per esempio, in accordo con le autorità pubbliche, ma è determinato dai gestori, dalle compagnie aeree stesse, ai quali si permette quindi di utilizzare il cielo. E invece di avere il cielo utilizzato dai canali solo da un operatore, si apre l'operatore, questo canale, a parecchi operatori. È quello che è successo, per esempio, telecomunicazioni, c'è un operatore per le infrastrutture, perché non ci sono 45.000 canali, tubi, cavi, no? Ma questi cavi hanno una grande potenza. Allora si dice, liberalizziamo le telecomunicazioni, cosa facciamo? I tubi, i cavi, c'è una società che è a nome dello Stato, comunque gestisce il monopolio di infrastruttura. Però tu sei obbligato, operatore, di aprire al mercato le infrastrutture, nel senso che su questo cavo non ci sei più tu
Italcom, Italiacom o telefono, Telecom Italia, ma deve lasciare anche su questa infrastruttura intervenire Mobistar, Vodafone, altri operatori, il cavo è lo stesso. E se tu allora, Telecom Italia, che hai il compito di assicurare l'infrastruttura, questa infrastruttura poi, ci circola tanta gente, e ci circola la videofonia, ci circola la televisione, ci circola internet, e tu lo apri. Allora per inteso, siccome su questo cavo, anziché avere più solo operatori, ce ne hai tre, e si deciderà se stanno tre o se stanno dieci, ed è il consumatore sul posto, il consumatore che va a decidere se allora ne vuole tre, se ne vuole due, se ne vuole sei, eccetera. Questa è la liberalizzazione. Allora poi c'è la deregolamentazione. Questo non significa, questo fatto di liberalizzazione, non significa necessariamente che si privatizza. Ci possono essere operatori pubblici, ci possono essere operatori privati. La liberalizzazione non è necessariamente la privatizzazione totale della funzione che si svolge. C'è poi la deregolamentazione. Allora, la deregolamentazione è il processo attraverso il quale si lascia al mercato il potere di fissare le regole del funzionamento del mercato, del bene o del servizio. Per esempio, quando si dice l'autorità europea, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha regolato la potabilità dell'acqua. Ci vogliono 52 criteri per dire tu municipio, tu acquedotto di una serie comune, tu puoi immettere l'acqua nei rubinetti perché hai rispettato la regola, gli standard, eccetera. Nella deregolazione sono gli operatori sul mercato che fissano le regole, gli standard. E quindi, per esempio, per gli aerei la sicurezza chi la fa? Prima era solo l'autorità pubblica, ora l'autorità pubblica più gli operatori privati, e oggi sono sempre più gli operatori privati che determinano gli standard di sicurezza nell'aereo. E domani, se si privatizzasse, anche l'acqua, sarebbero gli operatori privati che deciderebbero quest'acqua è potabile, quest'acqua non è potabile. E questo succede, per esempio, nella deregolamentazione dei servizi finanziari. Non è mica più lo Stato che dice questo servizio è buono, questo soggetto è solvente, è solvibile, questa maniera di utilizzare il denaro, questo prodotto derivato è buono. No, no, chi è che decide ora? Sono le sei agenzie di rating, di cui tre sono le principali, che sono Moody, Standard Poor's e Fitch. Quando voi dite, voi sentite parlare, Standard Poor's ha diminuito il rating del Portogallo, mica è pubblico, è una società privata. Questa è la deregolamentazione. Poi allora la privatizzazione significa che, certo, naturalmente, in un contesto dove è liberalizzato, aperto al mercato, dove le regole sono fissate dagli stessi operatori, è chiaro che c'è inevitabilmente la privatizzazione. Allora la privatizzazione può essere di tipo concorrenziale, può essere di tipo oligopolistico, può essere di tipo monopolistico. La privatizzazione dell'acqua è un trasferimento da un monopolio pubblico a un monopolio privato, perché nella stessa città c'è solo un operatore idrico che è un monopolio. Non ci sono mica quattro acquedotti a Ferrara o a Torino o a Milano. C'è un solo acquedotto per ogni regione, per ogni zona di Milano. Un solo acquedotto, gestito da un solo operatore, privato. E hanno cosa fatto? Hanno monopolizzato il servizio e si è passati da un monopolio pubblico a un monopolio privato, pretestando che questo passaggio al privato ha aumentato il carattere competitivo e concorrenziale del mercato dei servizi idrici. Anche queste sono fandonie. Quando dicono il privato dice apre la concorrenza, un cavolo! Loro sostituiscono un monopolio privato
Non c'è il monopolio, con un monopolio privato. Dicono, ah, i prezzi diminuiscono. Cavolo, sono fandonie. Tutti gli studi, tutte le analisi dimostrano che una volta che un privato entra in un mercato di servizio pubblico, di interesse collettivo, i prezzi aumentano dopo 3-4 mesi, necessariamente. Avete visto il prezzo dell'elettricità, cosa è successo? Quelli continueranno ad aumentarli il prezzo dell'elettricità. Fra poco vi metterete le mani ai capelli per sapere come potete pagare la bolletta dell'elettricità. Perché ve la aumenteranno. Come metteranno la bolletta dell'acqua? Perché vi dico, ma come si fa? Noi investiamo, cose che non fanno, e per recuperare gli investimenti abbiamo bisogno della tariffa dell'acqua. E se non aumenta al tasso di rendimento del capitale investito, che si chiama ROI, Return on Investment, almeno del 16%, perché questo oggi è il livello medio di rendimento dell'investimento privato, ma noi nell'acqua non ci veniamo. Perché devo venire io nell'acqua? Se mi va un rendimento inferiore a quello rendimento medio, mica ti voglio bene. No? Il 7% di cui si parla prima era del scudo. Ma il 7% perché è stato stabilito la legge Galli, perché riconosceva che funzione del livello di investimenti e il non obbligo poi è stato aggiunto del loro investimento, questo era assai buono per un operatore privato che non deve, esatto. Ed invece il vero operatore privato, se non vuole uscire fuori dal mercato, prima o poi deve investire. Se non investe un vero imprenditore, se non investe può campare ancora 3-4 anni e poi la batosta degli addio, perché gli altri non hanno investito. Quindi torniamo al discorso di prima, diventerebbe un mercato protetto, quello perché paradossalmente. È un mercato protetto, è monopolistico, un mercato protetto. Anche come rendimento. Sì, esatto, infatti è garantito. Per cui è chiaro che oggi perché sono riuscito a fare queste cose dicendo una serie sempre di fandonie e mistificazioni, perché hanno i media. Dicono quello che vogliono i media. Quante volte si è parlato, per esempio, io non lo vedo più da tanti anni, perché se no mi prende la bile, io vado subito in ospedale. Non vedo più da anni il telegiornale Rai 1, perché al meglio abbiamo solo il telegiornale. Io stavo cascando ammalato, io invece voglio vivere bene, a 70 anni voglio divertirmi, non voglio essere ammalato per la Rai il telegiornale 1, e quindi io non so più cosa dice. Però immagino che racconti ogni giorno della necessità di fare il referendum, no? No? Non ne parlo. Non ne parlo. No. No, accidente, mi sorprende. Quindi non ne parleranno mai. Forse adesso stasera non ho visto, forse ne avrà parlato stasera per dire che non è più necessario fare il referendum, perché. Assolutamente. Non l'ho vista, ma immagino. Assolutamente. Quindi no, ma soprattutto nel senso stavo contento di aver avuto il tempo un pochino di dare elementi, un po' di informazioni, spiegazioni. Su tutte effettivamente le mistificazioni e fandoni che i gruppi dominanti, e che guarda al caso, lo ripeto, non per cattiveria nei confronti di certi amici delle forze progressiste, quando avevamo iniziato tanti anni fa le battaglie contro, per appunto, la mercificazione, i nostri più accaniti oppositori erano parte del DS e parte della Margherita, perché avevano aderito al concetto dell'efficienza, della performance. La cultura di una parte a sinistra era bindolata ormai, che volevano dimostrare che la sinistra era più efficace, più efficiente, più economica della destra. E che quindi questo pubblico necessariamente bisognava buttarlo via. E una volta, mi ricordo che io conoscevo, anche per altre ragioni, è proprio, no? Noi
Prodi si era impegnato nel programma dell'Unione, aveva l'unica cosa che era stata raggiunta, d'accordo con la sinistra, anche radicale, è che per questo fu fatto il governo Prodi II, che non poteva operare la liberalizzazione dei servizi pubblici locali come volevano Bersani e Azzotti, con l'esclusione dell'acqua. E perché ci fu questo, nell'accordo, nelle 320 pagine del programma di governo, c'è scritto si può tutto liberalizzare, esclusa l'acqua. L'acqua non poteva essere liberalizzata e quindi l'acqua. Ma invece Prodi, sì, è giusto per la cosa. E quindi lo fece. E lì crollò, no? Crollò il governo a causa di questo. Fu costituito perché accettò che non avrebbero aperto la liberalizzazione all'acqua. E allora un giorno, una volta che era avvenuto questa cosa, prima che cadesse, ci incontrammo per caso all'aeroporto di Fiumicino e mi disse: Petrella, come va con l'acqua? E gli ho detto: oh, tu me lo dici te a me, tu me lo devi dire come va con l'acqua. Aveva quel momento lasciato aperta la liberalizzazione dell'acqua. Dice: come va l'acqua? A Cilepoli, dico io. Ecco, per dire la cultura, e questa era la cultura della terza via, no? Perché noi siamo stati obnubilati, molta della gente anche progressista è stata obnubilata dal fatto di non essere accusato di essere statalisti, come se lo Stato fosse qualcosa di cattivo in sé. Cioè dire, si dice no, né Stato né mercato, no? Questi slogan che non significano niente. E invece lo si sa, perché uno Stato non è mica un soggetto portatore di interesse privato. In una società giusta, buona, democratica, aperta, lo Stato è l'espressione la più avanzata dell'istituzionalizzazione della politica a servizio dell'interesse generale. No? Questo è lo Stato. E lo Stato siamo noi, no? Io mi metto un pochino a ridere all'interno, nel mio animo, quando mi dice lo Stato è inefficace. Io mi considero inefficace. Come cittadino sono lo Stato. No? Come faccio ad accettare, dire io come cittadino, siamo tutti cittadini, noi siamo inefficaci, inefficienti, dilapidiamo la ricchezza, una cosa. Se c'è qualcuno che dilapida l'errore, qui sono tutti questi predatori privati, sono loro che sono dilapidatori della ricchezza degli esseri umani, traducendo risorse umane, dilapidano le foreste, distruggono le terre, semplicemente per avere sempre più profitto, no? Chi è il dilapidatore della vita? Mica lo Stato. Certo che ci può essere poi lo Stato completamente assurdo, fascista, uno Stato tipo staliniano, questo è chiaro, lo Stato. Ma non sono mia stati questi. Questi sono vergogni, sono scempi organizzati. Ma uno Stato, nella logica in cui si parla, no? Non stiamo parlando dello scempio dello Stato. Stiamo parlando di forme normali, Stato, mercato, tutto. Mi posso permettere di fare una propaganda del tipo mercantile. La spiegazione o tentativo spiegazione di come fu il passaggio verso la mercificazione della vita si trova nel libro Per una nuova narrazione del mondo. Ho spiegato lì su 200 pagine come mai si è giunti a una narrazione del mondo centrata sulla creazione del valore del capitale privato. Ma questa storia della narrazione l'ha copiata Vendola da lei o lei da Vendola? E lui non mi vuole bene. Lui non mi vuole bene. Vendola si è sempre detto mio discepolo, quindi la risposta è là. Prego. La domanda è semplice.
se l'acqua è pubblica e costa poco, in che modo va limitato il consumo, visto che l'acqua è, diciamo, quella potabile non è poi infinita. Dunque non possiamo illudere le persone, perché l'acqua costa poco, di poterne consumare a suo piacimento, per cui bisogna mettere comunque un limitatore. Bene, con quale criterio? Grazie. Ma lei ha ragione di dire che l'acqua in termini di quantità è finita, l'acqua del pianeta è finita, non è che aumenta o diminuisce, l'acqua del pianeta resta sempre la stessa, noi siamo una palla in un cielo, no? Coperta, anche coperta dalle cose, e all'interno di queste cose l'acqua non cambia mai, la stessa era 30 milioni di anni fa, sarà la stessa fra 200 milioni di anni, cambia di statuto, cambia degli acciai, sarà, quando si scioglieranno l'acqua sarà negli oceani, poi se c'è riscaldamento allora l'acqua ancora di più sarà nell'atmosfera sotto forma di umidità, anziché essere negli acciai può essere negli alberi, quando non c'è più, o in un deserto non c'è più gli alberi, l'acqua non è più negli alberi, l'acqua sarà scesa nelle nappe, nelle falde profonde, eccetera eccetera. Quindi l'acqua, ha ragione lei, è una quantità. Però l'acqua è rinnovabile. Cioè dire, la quantità, lo stock non cambia, i flussi cambiano. E se lei sui flussi preleva più di quanto il rinnovo naturale del flusso c'è, lei non c'ha più il flusso. E poi addirittura rischia di andare a toccare lo stock di capitale d'acqua. Ecco che a un certo momento si trova sull'acqua un fiume a secco, no? Perché i prelievi sono più rapidi del tasso di rinnovo e quindi l'acqua andrà via altrove. A un certo momento anche il bacino, e se caso non lo pompa più di quanto un bacino si rinnova, alla fine il suo bacino diventa secco. Ma non è sparita l'acqua, l'acqua è andata altrove. Ecco allora che interviene il problema di dire, ma tu devi essere bravo, tu devi essere capace di rispettare il ciclo naturale dell'acqua. Tu non puoi prelevare da un fiume più di quanto, e tu lo sai, perché tu sai il minimo flusso vitale, si dice, che non puoi andare al di là di questo. Tu puoi prelevare tanto da un fiume d'Adige, però sai che il flusso minimo vitale, il flusso d'Adige è X, metri cubi al secondo, e tu non puoi prelevare più di questo. Se tu prelievi, arrivederci. Allora, da questo punto interviene il costo. Ora, il costo è sempre relativo. Il costo del prelievo dell'acqua nel Trentino può essere, o può anche essere il contrario, può essere di gran lunga inferiore al costo del prelevamento dell'acqua per l'acquedotto che viene dal Sele, che viene a 200 km di distanza. Il costo dipende dalle condizioni. Il costo dipende da quanto vogliamo prelevare, da quanto vogliamo utilizzare, da quanto vogliamo proteggere, per esempio, le zone di captaggio. Il costo dipende da quanto hai inquinato l'acqua. Ti costerà molto di più il metro cubo d'acqua se tu lo prelevi e hai permesso a una popolazione di inquinare l'acqua. Se tu hai permesso un'agricoltura intensiva, non quella dei contadini, ma quella della grande industria agroalimentare, ti costa di più depurare quell'acqua per trasformarla in acqua potabile che poi tu utilizzi per la toilette, no? Ti costa di più, dipende. Chi determina il costo? Perché c'è un costo che il buon Dio ha deciso? Il costo dipende dalle condizioni locali, dipende dagli usi che si fa. Se tu fai degli usi sperperanti, se fai degli usi inquinanti, il metro cubo poi, se ne hai bisogno, e ti costerà di più. Questo non significa che tu sei autorizzato a aumentare il costo, perché se tu aumenti il costo la gente utilizza meno l'acqua. Perché se tu sei uno sperperone e c'hai soldi,
te ne frega un tubo di pagare 3 euro al metro cubo anziché 1,27 euro. A chi costa passare da 1,27 euro al metro cubo a 3 euro al metro cubo? A quelli che hanno 800 euro al mese di reddito. A quelli lì vedrai che utilizzeranno meno acqua. Ma colui che utilizza 500 al giorno, anche se gli metti 5 euro al metro cubo, che gliene frega? Tu lo continuerà. Pensi che forse siccome aumenta il prezzo dell'acqua per le piscine, che i ricchi non utilizzano le piscine? Ogni volta che si è aumentato il prezzo dell'acqua per tutti uguale, in funzione progressiva dell'uso, i poveri sono penalizzati. Non si usa meglio l'acqua con l'aumento del prezzo dell'acqua. Poi questo, al di là di questo, che restiamo nella logica del sistema dominante, allora io volevo porre la domanda seguente. Cosa significa consumo dell'acqua? Posso consumare io l'acqua? Non si consuma l'acqua. L'acqua si usa, si riusa, si ricicla. Io bevo tanta acqua e poi vado al gabinetto. Oppure traspiro, trasudo, ma io non ho consumato l'acqua. La cambio, la modifico. L'agricoltura, il contadino, non il piccolo, il grande industriale fa irrigazione su centinaia di ettari. Quello non consuma mica l'acqua. Quella la trasforma da acqua buona in acqua cattiva. Non consuma l'acqua, la trasforma. E non è perché tu hai pagato allora che puoi consumare l'acqua trasformandola, inquinandola e distruggendola. Non è vero che chi consuma paga, perché l'acqua non si consuma, e l'acqua è vita e non puoi consumarla e distruggerla perché tu paghi. Anche se tu paghi non puoi distruggere l'acqua. Io nel manifesto dell'acqua 20 anni fa avevo sostenuto l'idea che non si può accettare il principio chi inquina paga. Perché chi inquina, scusatemi, se c'hai un inquinamento, cosa significa inquinamento? Significa un processo di deteriorazione dello stato naturale buono di un organismo, di una specie vegetale, di un terreno, di un'acqua. Questo significa, no? Inquinare. Modificare lo stato naturale deteriorandolo rispetto al suo stato normale di vita. E sovente gli inquinamenti o le contaminazioni provocano situazioni irreversibili che si dicono irreparabili, no? I danni irreparabili, no? Molti sono i danni collaterali. I danni collaterali, bellissimo questo concetto di danno collaterale, no? Cioè, un danno irreparabile. Scusami, se tu mi paghi e tu fai un danno, inquini, irreparabile, che mi paghi? Perché mi paghi? Che faccio io con quei denari? Riparo cosa? No? Io capisco bene che tu possa darmi qualcosa, se poi posso riparare il danno che mi fai. Ma se tu fai un danno di inquinamento reale e tu distruggi un suolo e in maniera irreparabile che poi diventa della sabbia e che provoca la desertificazione, mi distruggi una foresta primaria che non puoi più riparare, che mi paghi? Che mi dai perché tu inquini e hai distrutto la foresta? Mi dai cosa? Che faccio? Io pianto di nuovo gli alberi? Non avrò mai più la foresta primaria che mi hai distrutto. Tu non puoi, se inquini, è il mio principio. Inquinare è vietato, soprattutto se l'inquinamento conduce
a situazioni di deterioramento strutturale dello stato ecologico di un corpo vivente. Non si può. Quindi non si può consumare l'acqua, eh? Chiedo scusa se ho voluto continuare a parlare. Non si consuma la vita. Bisogna togliere dalla testa della gente l'idea che si consuma l'acqua. La riflessione che vorrei fare è la seguente. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute è necessario avere accesso a 50 litri al giorno d'acqua potabile per usi di vita decenti. 50 litri significa bere, cucinare, l'igiene, eccetera. Questi 50 litri, se è vero, se la società dice, l'Organizzazione Mondiale della Salute l'ha fatto con tutti i medici, eccetera, dicono, vabbè, questo è una condizione necessaria per avere una vita decente per ogni essere umano. Se questo è il caso, e apparentemente è così, la tesi è che l'accesso a questi 50 litri, facendo parte di un diritto, non deve essere sottomesso a un pagamento da parte, a titolo individuale, cioè a titolo contrattuale individuale, io ti do 50 litri, tu mi paghi, e allora se tu mi paghi io ti do 50 litri. Non deve essere sottomesso a questo, perché siamo nel campo del diritto e non è un campo di contrattualità individuale. Il costo dei 50 litri deve essere preso a carico dalla collettività. Se è un diritto. Come uno non paga, dico io, se non attraverso la fiscalità non si paga il poliziotto. No? Per immagini se tu dovessi pagare il poliziotto in funzione del multo che ti fa. No? Dice io t'ho occupato, no? Ho preso il tuo tempo per darmi le multe, quindi io ti pago. No? Non funziona. Tra 50 e 120 litri si tratta di una quantità di un benessere individuale legittimo. Ripeto, in Svezia si consuma 119 litri a persona, a casa. In Belgio 109, in Germania 130 si sta diminuendo. Attorno tra la gente si dice che 120 litri, cioè dire, da 50 a 120, questi 70 litri in più, fanno parte del benessere un pochino collettivo di una vita più che decente. Si constata poi tra l'altro che un utilizzo di 120 litri al giorno in persona nella stragrande maggioranza dei paesi non nuoce, non è nocivo, questo prelievo, non è nocivo allo stato di salute ecologico dei bacini e delle acque. Per me questa parte di 50 a 120 deve essere sottomessa a un piccolo corrispettivo comune a tutti quanti. Da 120 a 200 e più, cioè 220, 130, però sono queste cose, è un benessere individuale, non è un benessere collettivo, comune, che può essere accettato per tutti. È un fondo, è un benessere, tu vuoi la tua piscina, tu vuoi fare tre docce, eccetera, è un benessere individuale. Allora bisogna mettere una tariffa progressiva. Tra 120 e 220 e 230, se tu consumi, tu paghi di più. Dopo 220, io consiglio sai 230, 240, anche se tu paghi, è vietato. Dopo i 220, 230 litri, si sa che questo tipo di prelievo scatena dei processi di deterioramento del capitale, dello stock idrico dei paesi. Quindi se tu paghi, non puoi. Per cui per me a partire, al limite in certe discussioni, dico a partire dal 250 non è più possibile pagare. È vietato. Come per esempio in Svizzera, se tu vai in autostrada
e superi 142 km orari, ti tolgono la patente. E inoltretutto gli dica, ma ti do 1000 franchi svizzeri. Quello ti dice il poliziotto, tu sei quello, mi scherzo, tu mi paghi, ti tolgo la patente, ti tolgo la patente. Perché 142 gli svizzeri hanno tolto la patente, tolgo la patente? Perché gli svizzeri hanno deciso che se tu vai a più di 142 è nocivo per te, per gli altri, per l'automobile, per l'ambiente, per la strada. E quindi dice, ma perché tu non mi puoi mica pagare? Se è nocivo non mi paghi, cosa fai? Ripariamo le strade, l'inquinamento, il rischio che tu corri te e che tu fai correre agli altri. Se tu non lo vuoi, ti tolgo la patente. Perché noi non possiamo fare per l'acqua? Dice complicato. Avete visto il listino della vostra banca che vi spiega le condizioni in cui voi telefonate a un ufficio, dopo 7 telefonate dice chi vuoi chi, che vuoi quello e quell'altro, e ti fanno pagare 0,17 centesimi ogni telefonata dopo 3 scatti, cioè, e ci sono dei liste enormi dei costi dei servizi bancari, e noi non saremmo capaci di fare una tarificazione su 4 scatti. Quelli ne fanno 45.000 di distribuzioni di scatti, di non scatti, di tariffe, eccetera, e perché noi non potremmo farle per l'acqua? Ecco, quindi per questo dico, siamo un pochino più severi con la gente, non facciamoci abbindolare da tutte queste cose che circolano, cerchiamo di essere cittadini rigorosi e seri. È chiaro che poi la conoscenza è importante anche, ed ecco perché serate come queste, almeno penso, spero che siano elementi utili per aver chiarito un po' certe cose e aver capito meglio le sfide. Ecco, per questo io sono convinto, dicevo poc'anzi all'amico, anche se non si raggiunge il quorum, abbiamo fatto già una grande battaglia di aver posto il referendum. È una grande battaglia vinta. Non lasciamoci prendere dai dominanti che sperano che il quorum non ci sia e così potranno dire abbiamo vinto e voi avete perso, no? Hanno già perso, perché siamo stati capaci di avere il referendum. Non pensiamo che abbiamo perso se il quorum non si è raggiunto. Certo, è meglio avere il quorum raggiunto che non farlo, però non lasciamoci prendere dalla logica del dominante di già non vale a nulla la tua storia, no. La nostra storia di questi anni in cui ci siamo battuti e tutta sta gente che spontaneamente in tutti questi villaggi ha fatto i comitati, questa non è una vittoria, già. Questa è una grande vittoria, questa spontaneità, dove nessuno può pretendere di dire l'ho fatta io, nessun partito, nessuna organizzazione può dire queste cose, sono tutti i cittadini che l'hanno fatto, autofinanziandosi, ma questo è bellissimo, questa è la grande già vittoria che abbiamo raggiunto in un paese come il nostro attuale. E quindi anche se non raggiungiamo il quorum abbiamo vinto. L'abbiamo messo in cantiere, in seminato, delle cose terribili, fra 5 anni ce la faremo. Possiamo terminare qua ringraziando Riccardo Petrella per il contributo che ci ha dato.